Grazie a Gian Piero Del Monte, adesso le storie di sport, grazie alla Fondazione per lo Sport. Buongiorno ad Azio Minardi, presidente di WISP Reggio Emilia. Ben Buongiorno a voi, grazie dell'invito. ritrovato. Allora, facciamo il punto sulla vostra attività partendo da una bella iniziativa e si parla di pillole, che ci parla di pillole di movimento. Cosa sono? Beh, diciamo che è un progetto che cerca di lottare contro la sedentarietà e contro in particolare questa fase ancora sostanzialmente di Covid in cui abbiamo accusato in tutti i corsi, in tantissime attività, ovviamente, delle battute d'arresto, della partecipazione, alle attività sportive. L'obiettivo con questo progetto di natura nazionale, che è anche appoggiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è quello di offrire sostanzialmente un mese di attività gratuita attraverso le nostre società sportive del territorio a tutti i maggiorenni, quindi sopra i 18 anni, che in particolare sono in qualche modo restii, diciamo, a rimettersi in pista e a rimettersi in qualche modo in costume anche per riprendere l'attività sportiva. E la novità è che occorre passare dalle farmacie, quindi da tutte le farmacie sparse sul nostro territorio provinciale, che offriranno una confezione, come si può vedere dalle immagini, con un bugiardino all'interno del quale sono appunto raccontate le diverse attività a cui possono accedere le persone e sono attività sportive di varia natura, sono oltre 20 discipline sportive. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello di dare un impulso a ripartire attraverso lo sport e attraverso l'attività sportiva in modo gratuito, grazie appunto al contributo importante delle società sportive del territorio che investono ovviamente su se stesse anche dal punto di vista di questa operazione. Ripartiamo da un'alleanza tra sanità e sport, ecco, questo è diciamo, il messaggio che vogliamo dare attraverso questo progetto. Quindi sostanzialmente si può andare in farmacia e chiedere queste pillole che sono sostanzialmente un coupon e poi si può usare per fare un mese addirittura di attività. Un mese di attività che ovviamente sarà articolato attraverso i corsi che le società sportive produrranno e quindi si tratta di telefonare proprio alla società sportiva più vicina possibile, ovviamente più prescelta, diciamo, dal cittadino a cui verrà appunto offerto un mese di attività attraverso la corsistica. Insomma, le attività sono quelle dei balli, sono quelle delle discipline orientali, sono quelle degli sport tradizionali, il nuoto, insomma, quindi c'è un po' di tutto. E quindi ciascuno andrà a scegliere un po' l'attività sportiva. Il progetto era inizialmente pensato solo per il mese di marzo, ma le notizie delle ultime ore, insomma, vista anche la situazione difficile delle farmacie e dello sport in generale, potrà essere prodotto anche nei mesi di aprile-maggio. Quindi, insomma, c'è la possibilità in questi 3 mesi di usufruire di questa possibilità. Passare dalle farmacie sarà obbligatorio per ritirare appunto la scatola in cui all'interno sono spiegate le caratteristiche del progetto. Ecco, allora ha parzialmente risposto anche al signor Luca che ha scritto, vuole sapere esattamente cosa c'è nelle scatoline. E nella scatolina appunto c'è questo bugiardino che è stato anche prima inquadrato con appunto la descrizione delle società sportive che hanno partecipato, che sono 15 sul territorio provinciale, dei vari paesi della provincia. Quindi ciascuno, ecco, vedete qua inquadrato, ciascuno all'interno delle opportunità che verranno descritte all'interno appunto del bugiardino può scegliere il numero di telefono a cui rivolgersi della società sportiva e anche la disciplina sportiva in cui tenderà ad avere questo mese gratuito. Sono a carico di WISP tutti i costi organizzativi di questa iniziativa, compresa la tessera, che ovviamente è fondamentale anche per il profilo assicurativo, quindi non ci sono altri, diciamo, orpelli o comunque complicazioni per il cittadino che può tranquillamente avere almeno, diciamo, un mese di sport, poi con l'obiettivo ovviamente che questo mese sia prodromico a continuare ovviamente l'attività sportiva nei mesi seguenti. Ecco, Minardi, ci sono, ricordiamo anche le farmacie nelle quali si possono trovare queste scatoline, quindi il signore o la signora vanno lì e dicono vorrei la scatolina dell'WISP. Sì, ecco, ovviamente sia le farmacie comunali unite che le farmacie di Federfarma sono tutte coinvolte, quindi stiamo parlando di una rete
amplissima sul territorio e quindi diciamo che sono circa 65 i punti delle farmacie coinvolti e c'è questa grande alleanza, come dicevo, con il mondo delle farmacie, proprio perché siano i farmacisti stessi a consigliare, invece che il solito farmaco, appunto, consigliare un mese di attività sportiva. Quindi troverete in molti casi questa bull, immagino, nei pressi dell'ingresso, comunque insomma vicino al bancone con le scatoline. Quindi sarà il farmacista stesso che, in base a questa alleanza che abbiamo fatto, sarà a consigliare l'attività motoria come uno dei farmaci più importanti che abbiamo a disposizione e anche ovviamente a carattere gratuito. Quindi sarà proprio il ruolo del farmacista, che è appunto il classico consigliere di ciascuno di noi per i farmaci da prendere. Ecco, in questo caso potrebbe, in alcuni casi, ovviamente rispetto al profilo della persona che si presenta, consigliare invece questo mese di attività e quindi consegnare questo blister di farmaci, chiamiamo così. Quindi la novità, insomma, è un po' questa, anche quella che sia. Che passi il messaggio davvero che l'attività motoria è essenzialmente il primo farmaco utile che abbiamo a disposizione per combattere le varie patologie, insomma, di cui conosciamo bene gli esiti e le difficoltà che viviamo quotidianamente. Ecco, qua vedete appunto lo spot, anche cioè esiste uno spot nazionale con Lodo Guenzi che promuove il progetto, perché ripeto, è un progetto nazionale, quindi in questo caso Reggio Emilia fa parte di una rete di comuni su tutto il territorio nazionale che aderisce a questo progetto. Sì, il testimonial è appunto il volto noto dello Stato sociale e ha fatto bene a ricordare che questo è un progetto nazionale, quindi anche per chi ci segue da fuori provincia, naturalmente con le modalità e i meccanismi di ciascun territorio, però questo è un progetto che si trova anche negli altri territori. Sì, sono 235 comuni esattamente sul territorio nazionale che hanno aderito a questo progetto che nasce dalla USP di Bologna tanti anni fa e adesso è diventato davvero un progetto nazionale. Quindi ovviamente Reggio è un pezzo di un progetto ben più ampio con l'obiettivo, ripeto, di rendere costitutiva l'attività motoria a una sorta di farmaco naturale. Insomma, questo è il messaggio che vogliamo lanciare perché è essenziale, tenendo presente che l'Italia è sempre in fondo alle statistiche per quanto riguarda il tasso di sedentarietà, quindi ci andiamo a inserire un tema su cui c'è molto da lavorare. Ecco, Minardi, è anche un modo questo per sostenere l'attività delle associazioni sportive, perché evidentemente le persone che, speriamo siano tante, con il loro bugiardino, la loro scatolina, scelgono l'associazione appunto sportiva, vanno, se non la conoscono già, vanno anche a conoscere una realtà sportiva e noi speriamo che rimangano lì ben dopo il mese previsto, diciamo, dalla pillola di movimento e anche questo aspetto, no? Di sostegno alle società. Certo, assolutamente, infatti l'obiettivo è riconnettersi, diciamo, a quelle società sportive del territorio che producono già abitualmente i corsi e le attività motorie, e che ovviamente hanno passato in questi 2 anni una difficilissima situazione, quindi anche oggi quando abbiamo ripreso i corsi all'inizio di questa stagione abbiamo più o meno tutta l'attività corsistica che lavora intorno al 50-60%. Quando va bene, quindi siamo in sofferenza anche dal punto di vista della ripresa per mille motivi pandemici, ovviamente. Quindi lo scopo ovviamente è quello di dare un impulso e come dire, un aperitivo alle persone perché vengano gratuitamente a provare le attività motorie e poi ovviamente a innamorarsi eventualmente di una disciplina o di un singolo corso che può continuare anche nel corso del tempo. Insomma, ovviamente questo è nello spirito dell'iniziativa, quella di far conoscere le società sportive e quindi produrre poi nel tempo un'affezione maggiore a tutti i corsi di varie discipline. Diciamo anche la cosa interessante del progetto è che sono davvero circa 24 sono discipline sportive diverse, quindi ciascuno può proprio scegliere anche la propria attività che predilige. Ecco, quindi ricordiamo, è per i maggiorenni, ma poi non c'è limite di età. No, assolutamente, dai 18 anni in su, perché poi ovviamente i minorenni hanno un coinvolgimento diverso dal punto di vista delle società sportive e quindi davvero il tema è la sedentarietà. Quindi davvero il farmacista gioca un ruolo importante nel consigliare a una persona che viene abitualmente in farmacia a chiedere farmaci, di stimolargli a dire guarda che ci sono anche altri farmaci, tra cui questo che è sostanzialmente appunto attività motoria gratuita. E quindi è sostanzialmente sfidare la persona divanizzata, chiamiamola così, che sostanzialmente è più restia a produrre
attività motorie. Peraltro, l'abbiamo detto diverse volte, questi 2 anni di pandemia sicuramente ci hanno portato ad avere comportamenti più sedentari, naturalmente in parte perché eravamo obbligati e in parte perché poi si è innescato tutto un meccanismo che invece dobbiamo interrompere. Ecco, a proposito della situazione che vivono le società sportive, abbiamo detto, abbiamo seguito le difficoltà durante la pandemia e adesso, quando si vede un po' un'uscita dalla situazione di emergenza, ci si mette il caro bollette e ci si mettono i costi che sono naturalmente sempre più alti per le strutture. Le piscine, gli impianti sportivi legati alle piscine hanno scioperato per appunto accendere i riflettori su questa situazione. Avete avuto qualche risposta dopo la vostra protesta? Sì, diciamo che è nata questa rete a livello ormai nazionale, perché poi combattere da soli diventa difficile. E, fortunatamente questo tipo di crisi, diciamo, ha unito un po' le forze dei vari gestori degli impianti, perché sono ovviamente i gestori, quelli che gestiscono gli impianti sportivi oggi sotto l'occhio del ciclone, e quindi questa mobilitazione di carattere nazionale, perché poi a livello nazionale un po' dappertutto si è mossa questa protesta. È stata quella di appunto fare una serrata delle piscine domenica scorsa, che ha avuto quasi un unanime consenso da parte degli operatori, non solo dell'associazionismo privato, dell'associazionismo sociale come il nostro, ma anche di molti privati, perché chiaramente le piscine oggi sono essenzialmente uno degli impianti sportivi più energivori, insomma, a livello generale, quindi arrivano, come sappiamo, bollette che raddoppiate, se non triplicate in alcuni casi in questa fase, e questo ovviamente pone un tema di sopravvivenza pura, nel senso che chiaramente qualsiasi impresa, non solo ovviamente quella delle piscine, si trova in grave difficoltà. Si sta muovendo qualcosa a livello sia regionale che nazionale per dare qualche risposta. È chiaro che l'entità degli spostamenti negli equilibri economico-finanziari di questi impianti, che viaggiavano già diciamo al limite della sopravvivenza con questa nuova ondata, diciamo, di bollette, è davvero forte crisi, quindi non può che arrivare dal governo nazionale una risposta in questo caso. Quindi si sta interloquendo per un fondo nazionale almeno di ristoro sulle bollette, che è davvero il vero tema di fondo, tenendo presente che non possiamo più aderire, diciamo, alle forme di sostentamento per quanto riguarda i dipendenti, quindi non c'è più ad esempio la cassa integrazione che ci aveva in qualche modo aiutato in questi 2 anni precedenti, non ci sono più. Ci sono ancora pardon, una serie di limiti sugli impianti sportivi e sulle piscine, quindi non si può andare al 100% dell'affluenza, e soprattutto anche c'è ancora ovviamente un livello diciamo, di diffidenza da parte degli utenti rispetto a luoghi, chiamiamoli pure, ancora un po' affollati, e quindi chiaramente tutti i nostri corsi lavorano al 50% dei numeri pre-Covid. Quindi è una tempesta perfetta che sta mettendo in crisi. Rischiamo davvero di perdere. Tanto parliamo sempre di impianti pubblici, quindi attenzione, stiamo parlando di associazioni come la nostra che assolvono il ruolo di tenere aperti impianti di natura pubblica che ovviamente i comuni hanno dato in gestione, quindi l'eventuale difficoltà da parte nostra si riverbera oggettivamente poi sulla comunità in generale. Quindi vediamo, aspettiamo, è chiaro, abbiamo dovuto alzare la voce perché lo sport, diciamo che in questi 2 anni è passato un po' in secondo piano rispetto alle crisi pandemiche che abbiamo avuto, ed è un elemento in qualche modo di riflessione per il nostro tessuto sociale fondamentale, quello di tenere vive questi presidi dell'attività motoria. Dalla regione può arrivare o è arrivato qualche sostegno? Diciamo che sono arrivati alcuni segnali in relazione ad esempio a sconti o a cancellazione della TARI, di alcune, diciamo, tariffe comunali, dove, diciamo, i comuni o dove gli enti locali possono arrivare a dare qualche segnale di ristoro, ma stiamo parlando davvero di una goccia nel mare, nel senso che davanti a una TARI di un impianto medio di 4-5 mila euro stiamo parlando di spostamenti che superano le centinaia di migliaia di euro, insomma, quindi è chiaro che l'ordine di grandezza, mi rendo conto che non può essere assolta o comunque affrontata da un ente locale, e nemmeno credo a livello regionale. Quindi è davvero una battaglia e comunque un segnale che noi dobbiamo per forza lanciare a livello nazionale rispetto a una partita che è troppo più grande di quello che
purtroppo le spalle dei comuni possano affrontare. Quindi è da lì che credo che può arrivare, non dico una soluzione, perché chiaramente sarà un altro anno, un ennesimo anno di testa appunto sotto l'acqua, purtroppo, però noi dobbiamo vedere qualche segnale perché sono già saltati, per la verità, i due grandi gestori a livello nazionale del nord Italia e siamo, diciamo, appunto a fortissimo rischio in tutte queste realtà che sono, ripeto, hanno pochi margini di poter mettersi con le spalle coperte, perché chiaramente i margini di manovra sono molto, molto risicati. Certo. Senta Presidente, in questo quadro anche difficile, ancora difficile, avete il tempo per programmare eventi, visto che si può ricominciare a fare con minori vincoli attività o pensando anche agli eventi della primavera o dell'estate, c'è lo spazio per fare questo? Diciamo che con fiducia stiamo provando appunto a cominciare a programmare i mesi di marzo e aprile, in particolare l'evento più importante di WISP a livello nazionale, quello di Vivi Città, che anche a Reggio è un appuntamento importante. Questo è già stato programmato per il 3 aprile, augurandoci che sia una data che ci consenta di fare una bella manifestazione in Piazza della Vittoria con la classica gara agonistica per il centro cittadino, con il coinvolgimento almeno parziale, insomma, delle scuole. Non è certo un momento ideale per coinvolgere le scuole in attività, però confidiamo di trovare qualche mezzo per far partecipare comunque le scuole della classica attività di città. E le società sportive nostre affiliate stanno cominciando a ragionare di ripartire, come ho già avuto modo di dire in diversi altri appuntamenti. Abbiamo diverse problematiche con, ad esempio, le iniziative di carattere podistico e ciclistico, che soffrono davvero di un abbassamento importante del tasso di partecipazione in questi 2 anni. E la primavera è, speriamo, la stagione in cui possiamo ritornare a fare attività di outdoor, perché sicuramente questo sarà quello che i nostri utenti e i nostri associati chiedono maggiormente, quindi attività nei parchi, attività all'aperto, con il grosso problema, ripeto, che le grandi manifestazioni che portavano centinaia e centinaia di persone, delle podistiche e delle ciclistiche, chiaramente hanno vissuto in questa fase una grave battuta d'arresto, e ripartire ovviamente sarà faticoso, sarà duro, ma io confido che il bisogno di socialità e di ritrovarsi insieme per fare attività motoria sia un motore potente per ripartire. Quindi diciamo che Vivi Città sarà il 3 aprile, sarà un po' il momento, mi auguro, per segnare la discontinuità con questa fase che ci stiamo, spero, lasciando alle E spalle. ne abbiamo bisogno. Allora, grazie al presidente di WISP, Reggio Emiliazio Minardi, che vi prescrive le pillole di movimento. Esatto, non ho il camice bianco, ma facciamo che come avessi il camice bianco, ecco, diciamo. Esatto, eccole qui, se le vedete nelle farmacie della provincia, fermatevi appunto e prendetele, sono gratuite, danno possibilità di fare un mese di attività sportiva e dunque è una bellissima iniziativa. Grazie mille, Azio Minardi, a presto. Grazie a voi.